Un incontro urgente convocato dal Comune di Chieti è previsto per mercoledì prossimo alle ore 15 per le problematiche che tornano a investire la Panoramica, l'azienda che si occupa del trasporto pubblico su gomma nella città di Chieti. Un faccia a faccia che è stato richiesto con forza dai sindacati Filt CGL, Fit CISL e Faisa CISAL, di nuovo sul piede di guerra per la vicenda dei tempi di percorrenza delle linee denunciata con una nota unitaria. Secondo i sindacati, l'azienda riconosce tempi di percorrenza inferiori a quelli previsti per un'auto privata, dimenticando che gli autobus, oltre ad essere mezzi più grandi e ingombranti, devono anche effettuare decine di fermate. Regione Abruzzo, lo scorso febbraio, con un documento ha sancito i ritardi strutturali delle linee della Panoramica e ha disposto che Comune di Chieti e società riprogrammino l'esercizio del trasporto pubblico e la redazione della carta dei servizi, il documento che fornisce all'utenza gli orari delle corse. Nella nota diramata, i sindacati fanno sapere che quando per l'utenza va bene, gli autisti terminano le corse azzerando le loro soste previste dal turno. Quando va male invece e la sosta non basta ad ammortizzare il ritardo, significa che l'autobus riparte già tardi dal capolinea. E a questo ritardo si somma quello dettato dai tempi sottostimati dalla società. A pagarne le conseguenze sono gli autisti, costretti a restare sempre sul bus senza soste, peraltro subendo in molti casi le rimostranze degli utenti per i ritardi e i disservizi, dei quali anche loro sono vittime, col rischio anche di aggressioni. Questa erosione di tempi di percorrenza, soste e tempi accessori inadeguati, aggiungono i sindacati, permettono alla società di coprire le stesse linee con due autisti in meno rispetto al 2019. L'avvertenza sulle differenze retributive era stata chiusa 2 anni fa con un accordo che prevedeva un riadeguamento dei tempi di percorrenza, impegno tuttavia disatteso, e ora che la situazione è diventata insostenibile tra i dipendenti, l'Assemblea dei lavoratori dello scorso 4 settembre ha posto sul tavolo la risoluzione della questione tempi di percorrenza, che passerà dall'incontro in programma per mercoledì pomeriggio.